Sembri allora sindaco di Pavia, si smuti, bella pro pic. È lui o non è lui? Oh, la sentiamo messere. Allora, prima di tutto, Alejandro, attento. Perché ci fatti i complimenti. Vabbè, grazie. Attento perché il re del Reddit rimango comunque io. Allora. Boh, scoperto Capcap, attento. Non estendiamoci, puoi essere il mio degno erede al massimo. Non penso, ma non sono venuto qui per questo. Ok. Volevo proporvi una cosa molto bella da fare. Vai. Adesso, ovvero la lettura dei tarocchi. I tarocchi? E chi legge i tarocchi? Esatto. Li leggerà lui, immagino. Ma che... tu leggi i tarocchi? Cioè, proporrei una cosa da fare adesso. Facciamo i tarocchi, chi va? Boh, trovate una cartomante. Non avevo sentito adesso. Non avevo sentito adesso. Pensavo fosse un'idea così. E adesso me l'ero perso. Trovatemi le fragole. Una lettura, la lettura obbligata. Le fragole. Ma sì, dai, famo la lettura dei tarocchi, vai. Ok, chi la vuole fare? Maggi. Tutti e tre, dai. Poi comincia con lì. Ok, tutti e tre. Vabbè, se c'è tempo. Aspetta, quanto ci vuole per la lettura di un... cioè, per una persona? No, pochissimo, mi dilungo tanto. E allora, dai, tutti e tre, dai. Vai, comincia da sinistra, Maggi. Ok. Ok, allora scusate, vi interrompo prima che iniziate la lettura. Io vi saluto. Quando hai te? Sono veramente fierissimo di te. Bravo. Grazie. Va bene, ragazzi. È stato un bello. Piacere. Buonanotte. Buona allora dello sbusto. Ciao. Allora del pacchetto ciao, che ciao. Si apre. Ciao. Che si è... così proprio. Ok, rimango solo io. Rimani solo tu, sì. È il tuo momento. Se n'è andato con l'ora dello sbusto, va bene. Ok, aspettate. Oddio. Allora adesso è Maggi, giusto? Uno bravo direbbe "The stage is yours". Oddio, non riesce a girare la del si intravede. Esatto, sono da telefono, quindi è tutto un po' strano. Vabbè, dai, ma sei Richard HTT? Sì, lo so, i capelli molto fluffy. Fluffy è un bel termine. Fluffy, tu li vorresti i capelli? Scusa, gira il telefono se non riesci a girarlo. No, aspetta, ce la sto facendo. Ce la stai facendo? No. Va bene. Siamo in attesa. Ce la sta facendo, eh? Vabbè, devo fare così. Esatto. Vorresti avere i capelli fluffy? I capelli fluffy no. Non sono per tutti, mi dispiace. Ok, vedete il tavolo con le carte? Assolutamente no. Io. Sindaco, dopo il corso di CapCut dobbiamo imparare il corso qua adesso per le inquadrature. Allora. Non li diciamo. Non l'immaginavo che era la mia prima volta con voi. Vabbè, ma sì, c'è sempre la prima volta. Vai tranquillo. È come quando. Adesso si vede, vai. Ok. Prima iniziamo da Maggi, come avete detto. Allora, puoi scegliere queste carte. Abbiamo passato, presente, futuro, lavoro e amore. Ma partiamo dall'amore. Futuro. Ma come? Ok, futuro. Muori. Abbiamo il giudizio al contrario. Allora, le mie previsioni non sono proprio accuratissime, quindi arrabbiatevi se non succede. Maggi, ti rimane un mese di vita, Maggi. Un giorno più giovane. Vabbè, diciamo er sentenza al contrario. Ok. Quindi attento, perché ci potrebbe essere un avvertimento per un evento molto negativo. Ok. O altrimenti ci potrebbero essere già stati degli avvertimenti
e tra poco ci potrebbe essere un evento negativo. Se devi cogliere gli indizi. No, il sindaco di Pavia, no, questo è già paranoico come ogni cosa. Lo mi dispiace, ma di carte hanno parlato. Va bene, va bene. Poi, cos'altro vuoi? Che okay, cos'altro? Erano lavoro, amore, amore, presente e passato. Lavoro, amore, passato, presente. Passato. Ma scusa, ma che devi sapere del passato? Okay. Lo saprai, no? Ah, comunque, ecco, il Papa positivo. Basta. Comunque, positivo, sì, cioè? C'ho avuto un bel passato. Hai avuto un passato dove hai dovuto prenderti dei momenti per riflettere e una figura maschile positiva ti ha aiutato in questo momento di riflessione. Ok, sì. E lavoro. Ok, lavoro. Ah, la forza al contrario. È una pippa. Cioè, che vuol dire? Non ho capito. Sei una sega. Allora, forza al contrario, in questo momento ti serve appunto un po' di forza, perché ci potrebbero essere dei disturbi sul lavoro, in questo caso Livio, chiaramente. Esatto. Quindi ma attento, ti faccio a pezzi allora. Quindi attento e cerca di stare attento. Va bene. Servono un par di cento sabato. Io te l'ho detto, e prima o poi ti ucciderò. Va bene. Va bene, va bene. Questo mi sa che anche okay. Fa parte anche del presente. Ma è bellissimo che gli uscì dalla forza al contrario. E presente. Che bello lui che se può. Ok, presente, amore, lasciamolo per ultimo. Sì, irrilevante. Ecco. Ma vai, il mondo al contrario. È tutto al contrario. Beh, Maggi, sei un po' tutto al contrario. Cioè, che vuol dire? Allora, il mondo è una delle carte più fortunate dei tarocchi, quindi sei stato comunque fortunato, perché allevia tutte le altre carte negative, rafforza quelle girate normalmente. Okay, quindi questo momento, siccome hai il mondo al contrario, anche se le cose non stanno andando come previsto e ci sono comunque dei malumori a causa di ciò, ci potresti superare le tue difficoltà con la tua forza, anche se adesso è abbastanza bassa. Sì, e con la tua forza, anche se ho tirato i 2,15, mi sono sembrato forte quando non ho fatto i 2,15. Va bene, vai, dulcis in fundo, vai. L'amore. Ok, l'amore, no. Vediamo cosa esce per il nostro raggio. Sex, American Express. Ecco, l'imperatore al contrario. Quindi? Non lo so, ma sembra fighissimo. Allora, l'imperatore rappresenta diciamo un po' il maschilismo nei tarocchi. Ok. Quindi in amore potresti non avere relazioni che splendono per quanto riguardano uomini, quindi. Relazioni tipo amicizia o altro. Sì, mi stanno un po' sul cazzo tutti, sono d'accordo, vai. Non serviva la carta. Ecco, in questo caso il trono potrebbe non essere... il rapporto con lui non potrebbe migliorare. È ancora vivo, quindi va bene così per lui, cioè nel senso. Ma quindi c'è il lato sentimentale, okay. Invece amore, donne, cose così, niente. Se lo deve tagliare? Niente, no, Livio. quindi niente, cerca di prenderti un momento di riflessione per pensare a ciò che vuoi fare. D'accordo, va bene, va bene. Cioè, non le devi picchiare. No, cioè. Maggio, non le devi picchiare. Va bene, perché poi non ritorno. Okay. No. Tutto allora, storto, tutto storto. Tutto al contrario. E mischiale meglio ste carte. È il destino che parla, non io. È vero, Maggi. No, sei no, poco forte. Sono poco forte. Però cioè, hai avuto un passato che non ti aspettavi. Avuto un passato, cioè, il presente così così, futuro di presagi che in qualche modo mi porteranno a qualcosa di negativo, però devo stare attento. E amicizie di merda, ma questo va bene. E pure lavoro, ci sono delle turbolenze. Pazzesco. Però vabbè, mi sembra guarda bene, tutto sommato. Cioè, non... Vai, puoi fare Francesco? Ok, fatemi solo mischiare le carte un attimo.
attimo. Certo, certo, fai ok, fatto. Le sto mettendo giù. Ok. Oh, aspettate, aspettate. Oddio. Ecco, rimischiato, vai. Vedete le carte? Sì, vai, vai, vai. Vai, Francesco, allora, cosa partiamo? Allora, vedo frizzati, quindi... Vabbè. Allora... allora, cosa vuoi iniziare meglio? Allora, io voglio iniziare dal lavoro. Ok, lavoro. Allora, l'alta papessa, la papessa, quindi... quindi sul posto di lavoro potresti avere un miglioramento delle relazioni con donne nello specifico e anche un miglioramento comunque nella, in generale potresti avercelo. Le nascoste mangi. Vabbè, no, a Milano le scopa tutte. Sì, va bene. A Milano intratterrò hanno relazioni. Hanno già messo il numeretto quando arriva. Vabbè, cos'altro? Poi, il passato. Ok, passato. Ah, la forza al contrario. Ah, pure te. Capita sempre. Siete tutti delle pippe. Anche qua, momento di debolezza, qualche momento di debolezza, però da cui ti sei certamente riuscito a rialzare. E questo ti ha reso la persona che sei. Va bene, ok. Poteva andare meglio, dai. Il presente... Mazza Livio, sempre a lamentarsi, però. Modestamente. Vai quando tocca a lui. Sarebbe Livio. Modestamente. Infatti, vedete che cazzo. Io non avrò la forza al contrario, altrimenti non le mischi bene. Dai. Presente. Ok, presente. Ecco, Az. L'alta. No, è l'imperatrice al contrario. Qui invece. Abbiamo sul posto di lavoro un miglioramento delle relazioni, nel presente magari non abbiamo, stiamo facendo ancora un po' di fatica con un altro tipo di relazioni con donne. Non si scopa questo, stai a dire. Ma perché le sue sono tutte in relazione alle donne, quelle ti immagino? Aspetta. No, ma c'è ragione. Cioè, un momento buio per le tutte donne. Le carte per sapere come... Devo soltanto trovare quelle al lavoro che sono positive. Ok. Beh, quindi un momento, futuro. Anche questo un po' di debolezza. Ah. Quindi... però ci potrebbe essere comunque una figura femminile, appunto come nel lavoro, che potrebbe aiutarti in tutto ciò. Va bene. Ok, futuro, andiamo. Futuro, vai. Ok, futuro. Gli amanti. Ma no, scoperà un rino. Madonna, ma è veramente incontenibile. Ma che... Mi sembra monotematica. Vabbè, quindi dopo un momento di debolezza, dopo un momento in cui è arrivata questa figura femminile, abbiamo il completamento del ciclo. Quindi una figura femminile positiva e anche un miglioramento in tutte le altre relazioni con donne. Okay. Quei uomini vanno a merda, cioè noi ci dobbiamo odiare. No, aspetta, amanti... Amanti anche relazioni con uomini, è inteso come relazioni neutrali ma anche amorose, non va solo... Bene, va bene, Delsin, vediamo se tra due mesi sono fidanzato. Ok. Quella che era amore? No, amore è questa. Ah, ok. Questa è gli amanti e abbiamo il papa al normale. Ma le carte del mazzo sono sei? No. Ah, ok. E che sono uscite queste. Ok. È il destino, che cazzo. No, dice? Scusa, chiedo io. E che dice questa carta del Papa? Questo, Livio. No, dico la carta del Papa sull'amore, che cosa sta a significare? Che scopa una cifra. Hai bisogno di un momento di riflessione. Ok. E hai bisogno di una figura maschile che ti possa aiutare nel fare le tue scelte. Livio. Mi serve una spalla. Oddio, la tecnica della macchina, Meliador, poi ci lavoriamo, dai. Oh no, si collega tutto. Va bene. Scoprirà un sacco, ragazzi. Tutta la questione, grazie a me. A capirai, mo, aspetta, adesso fammi Livio perché qua mi diverto. Adesso allora, mi diverto. Livio, vediamo che cazzo esce a Livio. Siete due pippe, forza al contrario.
Bello, mi immagino il momento di pressione di Francesco che fa tipo Togashi con una donna nuda sul letto. Gli fa opzione A. Con cose con che preliminare inizio? Opzione A, opzione B. Sì, sì. Ma lei si è mossa così, non l'avevo previsto. E adesso cosa faccio? Dove si mette? Faccio il fermo immagine tipo quattro ristoranti e vado a cercare soluzioni. Allora, opzione A, posso metterlo in bocca. Opzione B, posso metterlo nella patatina. Opzione C, oh, quanto ci vuole per fare ste carte lì? Posso metterlo nel naso. Aspetta, devo mischiare bene. Vai, mischiare bene quelle di Livio, che qua, secondo me... Secondo me le carte piano fuoco se sanno che c'è sta Livio, dai. Ma Telte, potete dire quante persone stanno guardando questa cosa? 170, 180, 170. Sono le due di notte. Ok, ok. E fa parte di tutta della rituale. Esatto, esatto. Vabbè, perfetto. Oh, dai, Livio, da che vuoi cominciare? Vabbè, partiamo dal passato, dai. Dal passato di Livio. Ok, passato. Vediamo com'è il tuo passato, Livio. Spetterà il sole al contrario. Ma merda! Beh, lo so, è passato. Tenebroso. Ah, tenebroso... interessante. Allora, Maggi, però non è meglio se non ridi, perché questa è una delle carte migliori dei tarocchi. Quindi è comunque un po' positiva. Ok. Cioè? Non ho capito. Quindi, vabbè, comunque... Anche se girate al contrario, mantiene comunque i suoi effetti positivi. Ah, fa eccezione. Sì, è tipo come il mondo. Anche se al contrario, comunque, qualche lato positivo ce l'ha. Ok, no, va bene. Ma quindi comunque... che è successo? Tipo... Hai avuto un bel passato. Allora, quindi, il tuo passato non è stato proprio radioso. Infatti ti è voluto tempo perché brillassi e diventassi la persona che sei ora, nonostante tu non brilli proprio, però fa niente. Vabbè, ci stiamo lavorando. Quindi, sì, esatto. Prima eri peggio di così, adesso sei un pochino migliorato. Madonna. Vabbè, sì. Vabbè. Va bene, presente. Ok, presente. Un appeso. La forza è il contrario. Infatti, sì, ma non è possibile. Ma lei non mischia le carte. Mi scusi, godo, godo. Ma sei un bolucce. Ma lei non mischia le carte. Prego, ma prego. Non è possibile. Ma sempre questa, al contrario. Questa sono d'accordo. Questa carta. Ragazzi, siamo tre pippe. No, no. Tu sei una pippa adesso. Tu sei, infatti, tu sei una pippa adesso. Quindi, vabbè, sono una siga. Sì, sei un Livio. Esatto. Sì, non ho capito perché a loro tutto, però in realtà sono una sigla. Sei un Livio, sei un'unità di misura. Vabbè, quindi un momento di debolezza devi migliorare, Livio. Devi scalare più alto, capito? Ma insomma. Ci proveremo. Va bene. Ah, ma l'abbiamo preso tutto su cosa? No, io ho preso sul lavoro. Lavoro, vai. Ok, lavoro, ma no. la papessa al contrario. Vabbè, ma lei non mischia le carte, ma qua voglio vedere il mazzo. Dopo. Faccio vedere questo. Quindi mazzo. La papessa al contrario, ricordami. Scusi, una merda, fa schifo. Ha dei problemi al lavoro con delle donne, con l'autorità femminile. Beh, sì. Arianna. No, no, più che Arianna è una persona con i capelli avrei rossi. Qualche problema. Ma non io no, in realtà. Sì, siamo d'accordo. Ma non è anche con un'altra persona, pure con Abicocca c'è un sacco di problemi, io sono d'accordo. No. Mazzola, è vero, ultimamente ho tirato delle sgravate sulle donne che effettivamente... ti meriti questa carta al contrario. Va bene. Vai, amore. Amore, sicuro, ok. Sì. Come amore abbiamo l'impiccato al contrario. Beh, l'impiccato al contrario, sta bene. Quindi stai in piedi. No, non è positiva, Livio. Non è positiva, vuol dire che Arianna sta a fare cose brutte a Milano? L'impiccato al contrario, stai in piedi. Non dico niente. Dimmi che cosa fa questo impiccato al contrario. Sapessi. Allora, l'impiccato al contrario rappresenta un momento di riflessione per un errore che si è commesso.
Ma sì. Da chi? Da me o dall'altra persona? No, no, da te, Livio. Da te, Livio. Sempre colpa tua. Non è ancora riflettuto, infatti è al contrario. Esatto, okay, quindi okay. Attento, rifletti bene, perché il futuro potrebbe dipendere da questo. Da Aia! È tutta una scelta, devo solo comprendere perché l'ho preso. Esatto, esatto. Pensa al futuro, esatto, Livio. Esatto. Vai, vediamo sto futuro, va. Futuro... Fammi vedere sto futuro del merda. Andiamo anche al contrario. Aia, al contrario è brutta. Vuol dire che Arianna già c'è un altro? Beh, ma quindi, cioè, vuol... Vabbè. Ma c'ho tutto al contrario. Ah, non c'ho, non c'ho una cosa dritta io. No, e manco io. No, tu una dritta ce l'avevi. E qui, no, scusami, gli amanti al contrario, ricordami, nel futuro... Quindi hai sgravato un po' troppo, quindi devi cercare di migliorare le tue relazioni in generale, ma soprattutto con Arianna, dopo le carte che ci hai preso. Azz. Ma che vuol dire ho sgravato troppo? Sì. Livio, ti vorrei ricordare che tu, vedendo un video, lo sai solo te, ieri, hai detto che queste donne dopo 400 anni addirittura vogliono l'indipendenza, hanno un po' alzato la cresta queste donne, abbiamo lasciate troppo fare, mo lavorano. Senti, ma non si può girare il tavolo? No. Mi dispiace, Livio. Sono molto contento di queste carte, perché io pensavo, mazza che merda, invece... lui perché pure rispetto, invece è arrivato Livio, tutto sì, giusto, sì, sì. E questa è proprio la vita, quando pensate che la vostra vita fa cagare, c'è sacco... Livio. Ricordatevi che c'è Livio. Sono sempre le stesse carte. Dalle carte, ecco, comunque... vedi, queste sono le altre carte. Ah, ci sono delle altre carte. Ci sono un po' di carte. Vabbè, ah, guardate la carta di Livio. E che carta è? Aspetta, The Fool. Che cos'è? Lo sciocco. Non ridi. Ho anche la carta al contrario. Però. Ridi, Livio, ridi. No, è dritta, è dritta. Ok. Allora, senti, io quello che ti posso dire, intanto grazie mille, però dobbiamo cominciare a mischiare meglio queste carte. Ok. Vabbè, Livio, bene, va bene. Ho capito. Sei proprio un rovinato. Ma come è possibile? Se dovessi fare una bet dalle carte, sembrerebbe quasi che Arianna si lascia per mettersi con me. Ah, vero. Pensa un po'. No, allora, ecco. Valuta, c'è tu, presente tutti i discorsi tu che si fanno, ma quanti anni devono passare per... No, no. Arianna non può. È blindata. Ah, Livio non può, non... No, non può, perché gli uomini di una volta non erano scemi. Non erano scemi, sapevano bene che lasciarle libere di scegliere portava a caos. Esatto, sono d'accordo con Livio da questo punto di vista. Li abbiamo fatti emancipare, lavorare, no? Adesso vogliono di più, l'upgrade, come se Livio non fosse abbastanza. Ma una volta Livio era un... Le donne mediocri. Livio una volta era un 10, cioè, mo Arianna sta vuole un po' troppo. Non so quanto fossero belli quei tempi se Livio era un 10. Oh, vabbè, rispetto per Livio, all'epoca pure Livio... Ma Livio c'ha 1.400.000. Misteri. Ah, vero. Cazzo, ricordate sempre Livio, 1.400.000, Ce lo dimentichiamo sempre. Cioè, tutte lo rincorrevano Livio, Va bene, Livio, va bene, un piacere. Va bene, credo che... Va bene. Allora, sindaco, è stato un piacere. Intanto devi essere soddisfatto che finalmente un tuo meme è diventato l'alert del canale, che non è una cosa da tutti, Sono orgogliosissimo di questa cosa, non l'avrei mai detto. Quindi... Vabbè, diciamo che il soggetto in questione ha aiutato. Lavorando duro... Ma la fortuna è quando l'opportunità... La fortuna è quel momento in cui... Sì, esattamente, in cui la preparazione incontra opportunità. Ricorda, lucky's an attitude, bravo ragazzo. Va bene, ragazzi, va bene. Allora, noi ci vediamo. Aspetta, una cosa. Dici. Allora, prima di tutto, è una falsità quello che Livio dice. Ne dice tante. E mo' contento. Hai detto che io mi sono buttato il post più votato dell'anno per vincere. Ah, vabbè, ma dai. Falso. Dai. 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 Calunnie. Dai.
Esatto, Livio. Calunnie. Dai, ci siamo capiti, dai. No. Livio, non provare. No, non è vero, non te lo sei buttato. Non lo stai dicendo, esatto, tu, vero, no. Livio? Qualcuno potrebbe sostenerlo, non tu, eh. No, no, no. No, non te lo sei, ecco, buttato. Non lo dire. Poi, mamma mia, un meme su Togashi, veramente, dovevi bottare quello. No, infatti. Ecco. Vabbè, comunque, grazie per aver voluto fare questa lettura. Guarda, no, comunque c'è, cioè, appuntamento al prossimo. Voglio sapere se la mia vita è cambiata o se sta, no, peggiorando. Infatti, poi, cioè, se ci sono altri tarocchi, okay, okay, altre cose particolari che ci vuoi fare... Tra qualche molto mese molto ci incontriamo, esatto, qui. Ci rivediamo tra un po' per vedere se, sì, effettivamente mi devo preoccupare. Siamo magari al prossimo, cioè, format, sì, Giovanni Talent Scout, vediamo. Oh, sì, sì, ecco. Quindi, anche al prossimo open Discord vi posso fare qualche gioco con le carte, tipo come potrebbe andare la vostra settimana. Ah, bello, vedi, bello, più nell'immediato, possiamo vedere subito. Bravo, giusto? Bravo, bravo. In caso cambiamo, va bene, un po', allora, la se serie. Mi mollerò ti vengo a cercare. Va bene. E se si mette un Francesco, scappa. Vi uccido tutti. Diventa long legs. Esatto. E va bene, noi va ci bene. Vediamo lunedì, ragazzi. Domani esce Arcane, quindi guardatevelo perché sicuramente ne parliamo settimana prossima. Yes. Va bene? Buon weekend a tutti. Bye bye. Sì, Rob. Ciao, 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 ciao. Che devo fare? Ciao, 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 ciao. Farfalivio! Tutto ormai ti chiamo Lavinio. Trivio, bidio, lervio, lerpio, lipio. Il tuo ciuccino birichino. Il tuo fare da stupido bambino. Ora inattaccabile. Ti senti davvero intoccabile. Le vocine nelle discussioni. Smettila, non si capiscono le illazioni. Arcanine sta baciando e tu stai tardando. Spogliatore bugiardo. Evangelio sopravvalutato. Suzaku purtroppo ha schivato. Il buco di trama che hai trovato. Il ciuccino che è stato ciucciato. Tutti i lamponi che hai spammato. Con tutti questi matti. Team Livio, Team Melia, Team Maggi. Intorno a Star Wars, non stiamo mica ai Lucas Awards. Fan di Hunter Hunter, manco fossi uno zerbino. In limbo tra la forza ed un tombino. Francesco purtroppo